Alessia Marcuzzi esplode contro Langer, le parole al vetriolo. Alessia Marcuzzi ha espresso parole al vetriolo contro Eva Langer sui social network. Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie sull'Isola dei Famosi, il reality di Canale 5, che ha appena visto Eva Langer rilasciare delle nuove accuse contro Francesco Monte. Le ultime novità ci svelano che Alessia Marcuzzi ha rotto il silenzio sul caso Cannagate, tanto da lanciare parole di fuoco contro Eva Langer. Isola dei Famosi, Eva Langer, accuse in shock contro Francesco Monte. Le novità sui protagonisti dell'Isola dei Famosi rivelano che Alessia Marcuzzi è stata travolta dalle critiche dopo lo scandalo Cannagate. Come ricorderete, l'attrice a luci rosse ha confessato che Francesco Monte ha consumato sostanze stupefacenti insieme ad altri concorrenti in attesa di gettarsi con l'elicottero per dare inizio alla 13ª edizione dell'Isola 2018. Oltre Striscia, la notizia aveva toccato lo scottante tema della droga all'interno della reality di Canale 5, intervistando Eva Langer, che aveva rivelato dettagli raccapriccianti sull'ex tronista di Uomini e Donne. Precisiamo che il modello tarantino ha sempre rispedito le accuse al mittente, preferendo abbandonare le spiagge assolate per tornare in Italia per tutelare i suoi diritti, davanti alla legge. Ma torniamo al clamore suscitato dalla presa di posizione di Alessia Marcuzzi nei confronti dell'attrice dei film per adulti. Alessia Marcuzzi contro Eva Langer, le parole infuocate. Le novità sulla 13ª edizione dell'Isola dei Famosi rivelano che la conduttrice è stata attaccata pesantemente sui vari social network da moltissimi fans. Dalle ultime news si apprende che Alessia Marcuzzi è stata rimproverata di aver gestito il Cannagate con troppa superficialità. Come abbiamo visto, la presentatrice ha in un certo senso insabbiato la scabrosa vicenda, dando più spazio alle sciocchezze. Secondo alcuni ammiratori, Alessia avrebbero non dato importanza alla bomba lanciata da Eva Langer in prima serata, tanto da rimproverarla. Inoltre ha accusato Langer di aver sbagliato le tempistiche, ipotizzando che si sia trattato solo di una vendetta dopo essere stata chiamata al televoto per colpa di Francesco Monte. Ma ecco che la Marcuzzi ha preso la parola, rispondendo alle numerosissime critiche, che quasi inneggiavano al ritorno di Simona Ventura al comando della reality di Canale 5. La conduttrice ha riferito di essere contraria al consumo di sostanze stupefacenti, sebbene l'Isola dei Famosi non sia il luogo giusto dove parlare di questo tema. Inoltre si è tolta qualche sassolino dalle scarpe nei confronti di Eva Langer, accusandola di essere solo alla ricerca di attenzione mediatica, tanto da pubblicare un post su Instagram con chiaro riferimento alle ultime dichiarazioni shock fatte dall'attrice all'inviato di Striscia la Notizia.